Una raccolta di firme per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare a tutela della minoranza storico-linguistica di Rom e Sinti è lo scopo della campagna Se mi conosci mi rispetti, che coinvolge contemporaneamente diverse città italiane per riconoscere eguaglianza e pari dignità sociale ad una comunità che in Italia conta circa 150.000 persone. Oltre la metà sono cittadini italiani, eppure continuano ad essere emarginati. Rom e Sinti rappresentano infatti la minoranza storico-linguistica più discriminata d'Europa. E non è soltanto per noi, anche per il popolo italiano, che devono sapere che anche Rom ci vogliono integrarsi e che ci devono sapere che anche Rom esistano. Vedi che Rom non ci sono venuti oggi in Italia, Rom ci stanno da 1930 in Italia, soltanto che vivono in Italia come un tipo fantasma. Non c'hanno nessun diritto, non c'hanno nessuna legge, non li fa conoscere nessuno. Io sono l'unico gaggio, l'unico non Rom a depositare la legge, insieme a tutti gli altri che invece sono tutti intellettuali, attivisti Rom di tutta Italia, soprattutto del nord Italia. Noi ci sentiamo di fare la storia in questo, in realtà, perché quando negli anni 90 fu fatta la legge per le minoranze linguistiche e culturali in Italia, i Rom furono esclusi. Non si capisce bene per quale motivo. La proposta di legge, tra i primi firmatari a Napoli c'è il sindaco Luigi De Magistris, sarà presentata il 15 maggio dai rappresentanti di 47 associazioni Rom e Sinte ed intende dare attuazione agli articoli 3 e 6 della Costituzione per contrastare il pregiudizio ed accogliere a pieno titolo questi cittadini all'interno della comunità. Le firme significano molte le cose, anche per la salute, per il lavoro, per il contatto, per la cultura, per mediazione. Non è il tentativo di creare dei privilegi, ma di creare un sistema di diritto e di rispetto delle persone che sono alla base di una reale inclusione, che consenta a chi vuole, chi sceglie di stare nel nostro paese, partecipare attivamente, in maniera assolutamente attiva e responsabile, alla vita dell'intera comunità e dell'intera società, e quindi di contribuire anche per la sua parte allo sviluppo della nostra comunità.